Allora, buongiorno a tutti. Anche oggi ci concentreremo su un video legato ai film e al cinema, ma intanto questo sarà l'ultimo per adesso, video legato a questo argomento. E farò un video, quindi questo è un video su i film che hanno incassato di più nella storia del cinema, ma a seconda dell'inflazione, cioè film di tutti gli anni, di tutta l'epoca cinematografica, rivalutati a seconda dell'inflazione. Perché? Perché è importante, perché ovviamente sia i film, sia la moneta, ovviamente cambiano molto a seconda del periodo. Ovviamente negli anni 30 c'era un costo diverso intanto per entrare al cinema e l'inflazione del dollaro, il cambio del dollaro col dollaro con le altre monete mondiali era ovviamente notevolmente diverso da quello che c'è ora, e quindi rivalutando questo dato cambia notevolmente anche la classifica dei film che avrebbero guadagnato di più nella storia del cinema, quelli che hanno incassato di più nella storia di ogni epoca al box office. E quindi questa è una classifica molto particolare su quali sarebbero stati i 10 film che hanno incassato di più nella storia del cinema, contando la rivalutazione dell'inflazione. E quindi si distacca molto, come vedremo, dalla classifica dei 10 film che hanno guadagnato di più in assoluto di ogni epoca senza la rivalutazione. Ovviamente molti dei film che sono presenti nel video precedente, dei film che hanno incassato di più di ogni epoca, sono presenti anche in questo, ma ce ne sono di anche, sono anche ci sono anche molte new entry, visto che si tratta di film che sono stati girati e sono stati distribuiti notevolmente in un'epoca diversa, ovvero spesso negli anni 30, 40, 50, dove appunto l'economia era notevolmente differente da quella attuale. Quindi incominciamo la classifica dei 10 film che hanno incassato di più nella storia del cinema con la rivalutazione dell'inflazione, secondo il tasso di inflazione. Al primo posto si assesta un film che ha fatto epoca, che è una pietra miliare del cinema mondiale, ovvero Via col vento. Via col vento, film del 1939, quindi è per questo che è importante anche la collocazione temporale. Film del 1939 che, secondo il tasso di inflazione rivalutato, avrebbe guadagnato circa 3 miliardi e 440 milioni di dollari, quindi una cifra spropositata. Al secondo e al terzo posto invece ci sono film che abbiamo già conosciuto, che erano ai primi due posti invece tra i film che avevano incassato di più ogni epoca, senza la rivalutazione, ovvero Avatar e Titanic. Al secondo posto infatti c'è proprio il stesso film di James Cameron, Avatar, che ha guadagnato circa 3 miliardi di dollari, secondo la rivalutazione con l'inflazione, e al terzo posto c'è appunto Titanic del 1997, Avatar era del 2009, film del 97 con Leonardo DiCaprio, famosissimo, che avrebbe guadagnato circa 2 miliardi e 850 milioni di dollari, 859 milioni di dollari per la precisione, secondo questo calcolo molto particolare. Al quarto posto invece ci sarebbe un altro film che ha fatto assolutamente epoca, assolutamente storia, un film storico sotto moltissimi punti di vista, ovvero Guerre Stellari. Guerre Stellari sarebbe al quarto posto in questa speciale classifica. Guerre Stellari, ricordiamo, è del 1977, che avrebbe guadagnato circa 2 miliardi e 825 milioni di dollari, quindi una cifra assolutamente considerevole. Al quinto posto c'è un film musical, ovvero Tutti insieme appassionatamente, che ancora oggi è molto rappresentato negli Stati Uniti a teatro, un film del 1965. Anche questo molto molto non molto recente, che avrebbe guadagnato circa 2 miliardi e 366 milioni di dollari secondo la rivalutazione col tasso di inflazione attuale. Al sesto posto c'è un altro film spettacolare, ovvero E.T. l'extraterrestre, film di Spielberg che ha fatto storia anch'esso, film del 1982, lo ricordiamo, che avrebbe guadagnato circa 2 miliardi e 310 milioni di dollari. Al settimo posto c'è un film invece molto particolare, che pochi hanno visto tra l'altro, ovvero I 10 Comandamenti, film del 1956, che avrebbe guadagnato circa 2 miliardi e 187 milioni di dollari. Quindi, ripetiamo, il tasso di inflazione influisce notevolmente su questi dati, che
sono assolutamente spropositati rispetto agli incassi effettivi che erano stati fatti nell'anno di distribuzione originale. All'ottavo posto c'è un altro film molto molto interessante, ovvero Il Dottor Zivago, tratto dall'omonimo libro del 1965, il film che avrebbe guadagnato circa 2 miliardi di dollari, 2 miliardi e 073 milioni di dollari per la precisione. Al nono posto c'è un film anch'esso che è conosciuto praticamente da tutti, ovvero Lo Squalo, film thriller spettacolare del 1975, che avrebbe guadagnato anch'esso circa 2 miliardi di dollari, 2 miliardi e 027 milioni di dollari per la precisione. Al decimo e all'undicesimo posto invece ci sono altri film che hanno fatto la storia. Al decimo posto c'è Biancaneve e i sette nani del 1937. Film che ha fatto la storia, ovviamente, dei cartoni animati, dei film d'animazione. Biancaneve e i sette nani, secondo il tasso di inflazione, sarebbe al decimo posto in questa speciale classifica con circa 1 miliardo e 819 milioni di dollari guadagnati. Quindi dal decimo posto in giù si assestano tutti i film sotto i 2 miliardi di dollari di incasso, con la rivalutazione del tasso di inflazione. All'undicesimo e all'ultimo posto in questa speciale classifica c'è un altro film che ha fatto storia, ovvero L'Esorcista del 1973, con circa 1 miliardo e 790 milioni, 1 miliardo e 794 milioni di dollari per la precisione. Un film horror all'epoca, che ad oggi è quasi un thriller leggero in confronto agli horror che sono stati fatti ultimamente, ma che all'epoca era stato vietato ai minori e aveva fatto comunque un grandissimo successo per l'epoca, ovviamente, un film comunque che rimane spettacolare. Quindi con questo abbiamo finito, ripeto, la classifica dei film di maggiore incasso nella storia del cinema, rivalutati secondo il tasso di inflazione. Quindi con questo abbiamo finito, un saluto a tutti e arrivederci ai prossimi video.